Botero versus Montellecca sul tema della crocifissione, giusto per sottolineare quello che io affermo nei confronti della carriera di Botero, cioè che è sovrastimato, è troppo impalmato per quello che in realtà ha espresso. Nella crocifissione, secondo me, si vede molto di più. Ho messo le immagini di una scultura che ho fatto della mia crocifissione vicino a uno dei diversi quadri dove c'è Cristo come protagonista, per sottolineare l'aspetto senza peso di gravità del personaggio Gesù, perché il mio Cristo è un Cristo che ha la forza di poter sostenere questo supplizio. Infatti l'ho messo nella posa della ginnastica artistica, sezione degli anelli, nella figura del Cristo, proprio per dire che lui non ha evitato la crocifissione perché aveva la forza interiore per poter sopportare questo supplizio, senza perdere la sua bellezza, la sua dignità, la sua potenza, cosa che i Cristi che Botero ha fatto non esprimono assolutamente. È una salsiccia qualunque messa lì su una croce anche presso poco realizzata, ma sempre con questi sguardi ebeti, sia sui maschi che sulle femmine, di questa umanità ebete, che forse è anche vero che è ebete, ma nei confronti, nel caso di Gesù Cristo, l'ebetismo non c'entra assolutamente, per cui fare una figura ebete non c'entra proprio niente. Per questo, secondo me, Botero è una pippa. Ed è giunto il momento di stare bene.